Oh, Zoom 13, ma scritto Tiaro. Ma io ero la tua mamma, gli apro le gambe alla tua mamma. Ciao Padovano. Bella raga, sono ancora raffreddatissimo. Ho chiesto a Vrat se potevamo raccontare la giornata del sabato insieme. Da quello che ho capito, lui vuol farlo in un unico video, dove racconterà cosa è succo il sabato. E in effetti, ragazzi, ci sta perché quello, cioè, è un video speciale davvero. In poche parole, come avete letto dal titolo, ci ho provato con Ila. So che lei probabilmente non guarderà mai questo video. Adesso vi spiego brevemente una parte, aiuto, qualcosa di ciò che è successo il sabato. Il sabato ho incontrato un ragazzo che si chiama Lopre, che è uno di quegli youtuber che fa esperimenti sociali, prank, scherzi, eccetera, eccetera. E dovete sapere che io il primo giorno che sono arrivato lì a Milano, anzi proprio appena sono entrato al Games Week, ho trovato Vrat e la prima cosa che ho fatto è stata provarci con una ragazza, perché praticamente Vrat mi ha detto: "Oh Jumbo, guarda che gnocca quella lì", e io faccio: "Quella lì è gnocca?" Perfetto, allora sono andato dalla tipa, ho detto: "Guarda, c'è, non so se lo conosci Vrat, comunque gli interessi, è un bravo ragazzo." Ho indicato Vrat e la tipa mi ha detto: "No, guarda, meglio se te ne vai, non sono interessata." E ho già fatto fare una bella figura a Vrat, subito, da appena arrivato, gli ho fatto fare una gran figura. Quindi eravamo arrapati cronici, cioè soprattutto io e questo Lopre qua, no? Eravamo proprio arrapatissimi. Tanto che sabato, il secondo giorno, ho detto: "Ma perché? Perché non ci proviamo con le tipe a caso del Games Week?" Allora, il sabato, la prima cosa che ho fatto è stata andare da una dello staff, e la tipa con cui ci ho provato è questa qui. Come vedete, è una gnocca da panico. Il gioco è la solita stronzata che si vede da anni ormai su YouTube. Se vinci tu, un bacio tranquillamente a stampo. Se invece vince lei, ti dà un ceffone. Dovrei avere anche il video di questa tipa. Non so, arriviamo a 350 mi piace. Vi faccio vedere anche il video completo dove io, Lopre e altri, anche Dax, ci abbiamo provato con delle tipe e dei tipi. Partesse stronzate, tutta la giornata del sabato, tutta proprio, cioè da mattina fino alle 3-4 di pomeriggio, l'abbiamo passata a cercare delle ragazze da baciare praticamente. Praticamente abbiamo fatto questa specie di gara io e Lopre, e io la prima giornata non ci riuscii con nessuna. Tanto che mi ero depresso ormai, saranno state le 7 di sera, dietro di me chi vedo? Vedo Ila. E allora ho detto: "Brat, ma se ci provassi con Ila? Più che altro, se riuscissi a baciare Ila con questo giochino qua, pensa quante cazzo di visual faremmo." Allora Brat, tipo, già mi ferma, mi fa: "Ma te sei pazzo, ma te sei matto, ma che cazzo fai? Scusa. Beh, ti vuoi far odiare già da subito? Cioè, non avremo proprio speranze di entrare a Me la godo con sta mossa qui, Me la Jumbo godiano." Lui che mi diceva di no, io che ero lì straconvinto di potercela fare. Quindi niente, adesso vi lascio alla breve clip in cui vado a impezzarmi Ila. So che sembrerà strano, ma ti devo chiedere se ti va di fare un gioco. È un video, quindi è una cosa molto tranquilla. Se perdi, mi devi baciare in bocca, mi devi dare un bacio. Non puoi? Se perdo, mi puoi picchiare ovunque. E se vinco, non so, ti spammo un video. Allora, no, no, è un gioco di probabilità, si chiama 21, chi dice 21 perde. Tu puoi dire un numero, due numeri, tre numeri, massimo, e si fa la conta da 1 ad arrivare a 21. 2, 3, 4, 8, 11, 12, 16, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Come avete visto, non sapevo cosa dire perché era una delle prime volte che provo a fare una cosa del genere, questa specie di prank, questo esperimento. Appena l'ho detto a Blur, a Joe e agli altri, nessuno ci poteva credere. Quindi, ragazzi, avete visto il video, adesso credeteci. Mi sono rovinato da solo la carriera su YouTube. Quindi, Ila, se stai guardando questo video, ti amo. Vabbè, noi, raga, ci vediamo con il prossimo video che dovrebbe essere quello delle ragazze. Ammetto che grazie a questo giochino qua sono riuscito a baciare quattro tipe, che probabilmente saranno state minorenni, quindi andremo dritti in carcere.